Ok, allora procediamo con il libro nella nuvola, quindi i nuovi ebook utilizzabili anche come contenitori di materiali condivisi dai docenti. Vediamo una breve analisi di alcune opere proposte da Zanichelli, che in tal senso è decisamente molto aggiornato e da tempo lavora su pubblicazioni appunto elettroniche e ci offre appunto nel 2013 questa novità, il libro nella nuvola. Cosa significa che il libro è nella nuvola? Che fondamentalmente l'ebook è presente in internet, è leggero, è fatto quindi di bit, amplia il libro e rappresenta un nuovo contenitore stabile e ordinato del sapere. Ma cosa significa avere la possibilità di utilizzare un libro nella nuvola? Significa che in primo luogo l'ebook è scaricabile su tablet, su netbook e su computer. Quindi è raggiungibile e consultabile direttamente in internet, ma può anche da internet essere scaricato. E se ci sono problemi di spazio, nel caso specifico dei dispositivi mobili, è anche possibile scaricare un capitolo per volta, quindi scaricare solo ciò che serve nel momento in cui ci sono limiti nella disponibilità di memoria. Ecco, abbiamo parlato di cartelle condivise, cartelle sincronizzate, anche il libro nella nuvola è sincronizzato, quindi l'insegnante può aggiungere note e collegamenti, link al libro, lavorando sul computer di casa e a scuola. Quando si collega allo stesso volume, si ritrova quello che serve per fare lezione, quindi le sue note, i suoi link, i collegamenti, per esempio, direttamente sulla LIM. Non deve più portarsi dietro chiavette e file. Quindi vediamo che ciò che è stato fondamentalmente proposto nella prima parte di questo webinar viene riproposto anche da questi nuovi prodotti. Le modifiche quindi si sincronizzano e rimangono appunto memorizzate nella nuvola e consultabili quindi su qualsiasi dispositivo idoneo a raggiungere questi libri nel cloud. È un libro quindi molto indicato per fare lezione con la LIM. Contiene contenuti multimediali e interattivi, quindi esercizi interattivi, audio, video e animazioni. È anche un quaderno. I programmi, le app che ci permettono, soprattutto sui dispositivi mobili, di scaricare i capitoli, integrano un quaderno con il quale gli studenti possono prendere appunti, fare compiti e trasmetterli via mail ai loro professori o eventualmente anche ai compagni. Per vedere un esempio di interactive ebook, possiamo collegarci al sito ebook.scuola.zanichelli.it/ieb, quindi interactive ebook. Notiamo che nella parte sinistra in basso viene proposto appunto un collegamento all'App Store dal quale possiamo per esempio scaricare una particolare applicazione proprio idonea a consultare i libri dopo averli scaricati dalla nuvola direttamente sui nostri dispositivi mobili. Scegliamo un testo di esempio, un testo di filosofia, quindi le grammatiche del pensiero, Guidetti Matteucci. Notiamo che questi testi vengono proposti con due collegamenti principali, un collegamento che offre la possibilità di
fruire di una serie di contenuti liberi e un collegamento invece che rimanda a dei contenuti protetti. Entriamo all'interno dei contenuti protetti in che modo? Dobbiamo essere registrati, dobbiamo essere registrati presso il portale my.zanichelli.it. La registrazione è gratuita, gli studenti, peraltro, è immediata, per i docenti richiede al massimo 3 giorni lavorativi, perché i docenti avranno poi la possibilità di scaricare materiali strettamente riservati al lavoro, appunto, dei docenti, quindi valutazione, creazione di compiti in classe, prove di verifica, quindi programmazione, eccetera, e di conseguenza è richiesto una fase di riconoscimento che avviene da parte di funzionari. Funzionario dà un'occhiata che l'email inserita in fase di registrazione corrisponda davvero all'email di un docente e non qualcuno che si vuole simulare come tale. Quindi una volta registrati come docenti avremo la possibilità di entrare all'interno di questi libri nella nuvola e vedete che intanto veniamo riconosciuti, quindi ci viene dato il benvenuto chiamandoci proprio per nome. E nella parte destra del monitor vengono proposti una serie di riquadri con altrettanti collegamenti per, ad esempio, riprendere la lettura da dove l'avevamo interrotta, tanto il sistema è sincronizzato. Ci viene data la possibilità di consultare nuovamente delle pagine recentemente lette, ci viene data la possibilità di accedere a un indice, modificare il profilo, inserire delle note, gestire, ecco questo è molto importante, delle classi virtuali. Cosa sono le classi virtuali? Sono praticamente le relazioni che il docente instaura con il gruppo classe attraverso l'uso di una piattaforma informatica, nel caso specifico attraverso l'ambiente appunto My Zanichelli. Poi ci sono collegamenti a video animazioni, dibattito sociale, ZTE, vedremo dopo più in dettaglio che cosa offre questo portale per lo svolgimento dei test, glossario, filosofie correnti, un indice generale. Supponiamo di cliccare su il comando Riprendi la lettura e ci troviamo proprio all'interno di una pagina che nel caso specifico presenta, come si vede, una nota. L'insegnante è già passato per questa pagina, ha già inserito una nota e questa nota viene resa disponibile a tutti gli studenti. Quindi l'invito ovviamente è sempre il solito, studiare bene questo capitolo. È possibile evidenziare anche delle particolari regioni del testo. Nel caso specifico sembrano davvero evidenziate con classico evidenziatore giallo. Le note possono essere aggiunte o gestite attraverso il menu che si trova nella parte destra. Quindi possiamo aggiungere nuove note, vedere le note inserite e ovviamente ogni nota può essere eliminata, modificata o semplicemente chiusa. Apparirà come un piccolo post-it numerato da 1, 2, 3 fino a A n, dove n è il numero delle note inserite nella singola pagina. Ma queste funzioni sono arricchite da un'ulteriore e interessantissima funzione. Appunto, dicevamo, gli ebook come contenitori di materiali condivisi dal docente. Scorrendo la pagina verso il basso, ci viene data la possibilità di attivare con un link il caricamento di un contributo o un allegato. Il contributo può essere un contributo testuale, ad esempio un'osservazione del docente, ma può essere un file vero e proprio. Sono consentiti file PDF, RTF e immagini.
Basterà cliccare sul tasto Browse, cercare sul proprio computer il file da caricare all'interno del libro e praticamente il docente attraverso questi libri nella nuvola potrà in qualche modo condividere con il gruppo classe dei materiali di sua produzione o comunque che ha intenzione di fornire agli studenti. Un altro collegamento ci darà la possibilità di accedere ai contenuti multimediali, nel caso specifico filmati, cliccando su un filmato, sul collegamento ad un filmato, potremo vedere il contenuto all'interno di un'apposita finestra. Tutto ovviamente sempre lavorando nella nuvola. Non dobbiamo preoccuparci più di già.